Qual è l'atteggiamento che la persona, il paziente, deve assumere nel momento in cui sceglie di iniziare un percorso di psicoterapia? Ho fatto diversi video su come scegliere lo psicologo, quali sono le caratteristiche che a mio avviso sono le più importanti per poter fare una scelta consapevole e insomma ti invito a guardarli. Però qual è l'atteggiamento che dovrebbe essere assunto dalla persona che poi alza il telefono e fissa la prima visita? Come detto, è una scelta reciproca, nel senso che ovviamente non è sufficiente magari una telefonata piuttosto che andare a dare un'occhiata in internet a quello che il dottore fa per poter essere sicuri che sia anche il dottore, il professionista giusto per i propri scopi, i propri bisogni. Al tempo stesso, però, la prima volta che si fissa un colloquio e quindi poi ci si presenta in stanza di terapia, l'atteggiamento da parte del paziente dovrebbe essere quello di volersi presentare, volersi far conoscere dal dottore e al tempo stesso sospendere il giudizio per permettere al terapeuta di poter lavorare al meglio. Molti, quando si siedono nella stanza di terapia, è come se, oltre a sentirsi ovviamente giudicati, questa è una cosa che si deve evitare in tutti i modi dal dottore, quindi magari anche una difficoltà nell'esprimere le proprie difficoltà, giudicano a loro volta, cioè dicono chissà se il dottore che ho scelto effettivamente è il dottore per me più giusto, più corretto. Ed è una domanda che è assolutamente legittimo farsi, però ce la si deve fare nel momento corretto, nei tempi corretti e ovviamente un incontro non è sufficiente. Io ad esempio propongo sempre la fase di consultazione, ossia questi 3 o 4 incontri in cui mi do il tempo di poter capire da dove origina il problema, che cosa sta succedendo, come posso essere utile e restituire anche la mia idea della situazione, del percorso che deve essere fatto. Ecco, quando dico sospendere il giudizio, mi riferisco proprio alla fase di consultazione, ossia prendere l'impegno da parte del paziente di svolgere questi 3 o 4 colloqui in modo tale da rendere utile il tempo e i soldi che sono stati investiti, poiché questo è secondo me il tempo necessario e sufficiente per poter capire se uno, la persona che si è scelto, il professionista scelto, è effettivamente utile alla propria causa e dall'altro anche qual è un'idea clinica che questo restituisce. In modo tale che comunque che ci si trovi bene o non ci si trovi bene, si riesce ad ottimizzare l'investimento sia in termini di tempo sia in termini economici, poiché scegliere di non presentarsi più dopo 1 o 2 colloqui, quindi senza aver ricevuto nessun tipo di feedback da parte del dottore, consiste sostanzialmente nel buttare il proprio tempo e i propri soldi. Quindi, quando ci si approccia a un professionista dopo che lo si è scelto, ci si deve sempre concedere un momento in cui si sospende il giudizio. 3-4 incontri, magari questo è quello che faccio io, altri dottori magari prevedono un tempo più breve, un tempo più lungo. Chiedete questo tempo, chiedete quanto ci vorrà, in modo tale che poi in quel momento, una volta che avete tutti i dati a vostra disposizione, possiate fare una valutazione consapevole anche dell'efficacia del lavoro che si potrebbe svolgere.